8 suggerimenti di fotografia da 8 grandi maestri della fotografia. La scorsa settimana ho concluso una piccola serie sui miei 8 grandi fotografi preferiti e ho pensato che potevo fare un video in cui condensare 8 suggerimenti, 8 consigli pratici sia per chi è alle prime armi con la fotografia e anche per chi ha già maggiore dimestichezza e vuole, come dire, ampliare un po' il proprio punto di vista su questo meraviglioso mondo della fotografia. E quindi cominciamo subito. Il primo suggerimento è: fotografa qualsiasi cosa prima di chiuderti in una nicchia. Magari hai ricevuto in regalo la tua prima reflex, la tua prima mirrorless e guardi questo oggetto misterioso chiedendoti che cosa posso fotografare, da dove posso cominciare. E il suggerimento che mi sento di darti è: fotografa qualsiasi cosa. Jacques-Henri Lartigue, quando ha ricevuto la sua prima macchina fotografica a 7 anni, ha fotografato di tutto: la sua gatta, la sua tata, le macchine sportive degli amici del padre, gli zii che giocavano in piscina e si buttavano appunto in piscina. Fotografava qualsiasi cosa, perché all'inizio non sai che cosa effettivamente può piacerti e man mano che tu vai fotografando situazioni, contesti e cose diverse, capisci che cosa ti può piacere, per che cosa sei portato e puoi anche affinare la tua tecnica. A me, per esempio, all'inizio piacevo, almeno credevo mi piacesse, la fotografia di paesaggio, ma poi quando ho cominciato a fare fotografia di paesaggio, dopo le prime sessioni di fotografia, in realtà ho scoperto che la fotografia di paesaggio un po' mi annoia e mi ritrovo meglio e mi sento più a mio agio in contesti in cui ci sono delle persone che fanno materialmente qualche cosa, laboratori artigianali, contesti dinamici, non posati, contesti che appunto mi appartengono, sento che mi appartengono di più. Ma io non l'avrei scoperto mai se sostanzialmente mi fossi limitato a fotografare soltanto quelle quattro cose. Quindi il mio consiglio che mi sento di darti, soprattutto all'inizio, è di fotografare qualsiasi cosa. Poi ci sarà tempo e modo per sviluppare delle competenze molto specifiche in ambiti molto ristretti, ma all'inizio appunto fotografa di tutto. Il secondo suggerimento è: studia la composizione per dare una forma alla realtà. Magari stiamo cominciando a capire che cosa ci piace fotografare, cominciamo a prendere confidenza con il mezzo tecnico, con la macchina fotografica, però ci rendiamo conto che potremmo disporre gli elementi nella nostra scena, nella nostra inquadratura in maniera un po' più armoniosa, in maniera un po' più gradevole, e si scopre che ci sono degli schemi, delle proporzioni, delle cosiddette regole di composizione che possono aiutarci in tal senso e quindi possono far sì che l'osservatore si concentri su quello su cui noi vogliamo che effettivamente concentri l'attenzione. E Henri Cartier-Bresson da questo punto di vista è stato il massimo esponente di questo modo di intendere la fotografia in maniera così, tra virgolette, rigida, formalistica, e che prestava molto attenzione appunto al modo in cui si componeva una scena, e rappresenta chiaramente l'incubo di tutti quelli che in qualche modo vogliono imitarlo, perché imitare Henri Cartier-Bresson è molto molto difficile. Però questo non vuol dire che non si possono studiare le basi della composizione, e su questo tema io ho fatto due video che vanno appunto dalla regola dei terzi fino ad arrivare alle linee, alle forme, alla texture, a dei pattern che possono essere utili per capire quantomeno quali sono quegli elementi visivi che indirizzano lo sguardo e compongono appunto una scena in maniera più armoniosa e più essenziale possibile. E a proposito di essenzialità, il terzo suggerimento che mi sento di darti è quello di isolare un dettaglio e non inserire troppi elementi nella fotografia. Questo perché soprattutto all'inizio si tende a voler riempire l'inquadratura inserendo tanti elementi che però non fanno altro che aggiungere confusione e impediscono di capire a volte anche qual è il soggetto della fotografia, quando in realtà fotografare significa anche scegliere una porzione di realtà che si vuole immortalare, che si vuole ritrarre, che si vuole documentare,
e tralasciare tutto il resto, perché altrimenti non si riesce a cogliere appunto l'essenzialità del messaggio attraverso quella fotografia e quella porzione di realtà che abbiamo deciso di fotografare. Un esempio, diciamo, classico per quanto riguarda questo approccio così molto essenziale alla fotografia è sicuramente Franco Fontana, che è famoso, un fotografo italiano molto famoso anche all'estero, famoso soprattutto per i suoi paesaggi, che sono molto semplici, molto lineari, quasi da risultare astratti, con questi colori vivaci e accesi. E il quarto suggerimento riguarda proprio la teoria dei colori e come sfruttarla nelle nostre composizioni. Questo perché se da un lato la fotografia a colori ha il vantaggio di riuscire a trasmettere delle emozioni molto precise scegliendo un colore per esempio rispetto a un altro e quindi ha un forte impatto emotivo, dall'altro se non lo si utilizza correttamente, quindi si accostano colori in maniera tecnicamente sbagliata, può succedere che si arrivi un'emozione diversa rispetto a quella che noi volevamo trasmettere con la fotografia. I grandi fotografi del Novecento fotografavano soltanto in bianco e nero, oltre per il fatto che la tecnologia di allora non permetteva di cogliere una serie di sfumature del colore e quindi a livello di riproduzione della fotografia non dava risultati eccellenti, ma anche perché volevano evitare che una macchia di colore, magari rosso acceso, distogliesse dal senso generale delle loro fotografie. E quindi conoscere la teoria del colore può sicuramente aiutare a comporre meglio una fotografia. E l'esempio, diciamo, lampante è la ragazza afghana di Steve McCurry, che è l'apoteosi dell'accostamento dei colori complementari rosso e verde. E su questo argomento ho fatto anche un piccolo video sulla composizione con il colore, che può essere utile se vuoi approfondire questo concetto. Il quinto suggerimento è creare un progetto fotografico per avere una direzione. Quando penso ad un progetto fotografico penso sicuramente a Sebastiano Salgado, che è di progetti fotografici generalizzati diversi e che sono durati tutti diversi anni, 5, 6, 7 anni. E questo approccio progettuale secondo me è molto importante per un fotografo, perché gli consente di non focalizzarsi sul cosa fotografare, perché non deve passare di palo in frasca dopo 6 giorni, 6 settimane o 6 mesi, e quindi gli consente anche di approfondire un proprio stile visivo, un proprio stile narrativo, di approfondire un tema e soprattutto di consentire allo spettatore che guarderà e giudicherà eventualmente questo progetto fotografico di farsi un'idea complessiva della realtà che il fotografo voleva documentare, perché non avrà a disposizione qualche fotografia ma un intero appunto progetto fotografico. Detto questo, andiamo al prossimo suggerimento. Il sesto suggerimento è che se non sai da dove partire, guardati intorno. Abbiamo detto che realizzare un progetto fotografico è molto importante per un fotografo, soprattutto a lungo termine, ma a volte si è un po' a corto di idee e quindi in questo caso può essere utile guardarsi appunto intorno, così come ha fatto Ferdinando Scianna, che piuttosto che chiudersi in uno studio per concepire un progetto fotografico meraviglioso, innovativo, che destasse in qualche modo scalpore, ha deciso di fotografare i suoi compagni di classe, i suoi compaesani, le scene di vita quotidiane del suo paese, Bagheria in Sicilia, e quindi quello che sostanzialmente si può estrapolare da questo progetto, quelli di Bagheria molto famoso di Ferdinando Scianna, è che a volte quello che ci circonda può sembrarci scontato, ma in realtà agli occhi del mondo può non essere affatto scontato, e quindi partire da quello che si conosce può sicuramente essere un ottimo spunto per creare un progetto fotografico che abbia un senso. Il settimo suggerimento è l'importanza di avere un metodo. Siamo finalmente riusciti a concepire il nostro progetto fotografico, però ci rendiamo conto che attuarlo e realizzarlo non è poi così semplice, perché non sappiamo come approcciarci alla realtà che vogliamo raccontare. E in questo caso il lavoro fatto da Gianni Berengo Gardin, che è uno dei fotografi italiani più famosi al mondo, può essere sicuramente molto utile conoscerlo, perché
lui semplicemente partiva da inquadrature piuttosto larghe che raccontassero appunto il contesto e facessero capire all'osservatore dove il fotografo si stava muovendo, quindi quali erano le coordinate all'interno del quale quel progetto si stava evolvendo, per poi entrare nei dettagli che potevano raccontare da soli una storia in maniera molto efficace, quindi con un procedimento che andava da il generale fino ad arrivare al particolare con angolature di campo prima più larghe e poi sempre più strette. Quindi questo è il settimo suggerimento, avere un metodo di lavoro molto semplice e molto lineare. E arriviamo all'ultimo suggerimento di questo video, che è metti la fotocamera dietro la testa e non davanti. Questo è un concetto espresso da più volte da Olivero Toscani che sta a significare il fatto che prima di arrivare a prendere la macchina fotografica e fare clic sul pulsante di scatto, bisogna in qualche modo sapere che cosa si sta facendo, che cosa si vuole raccontare, come lo si vuole raccontare e avere un'idea chiara appunto prima di cercare di tradurla attraverso il linguaggio fotografico. È un suggerimento che ho messo alla fine del video perché secondo me è anche un po' il più difficile da attuare. Molto più semplice è prendere una macchina fotografica, andare in strada e fare la cosiddetta street photography, fotografando le persone, come dice lui, di spalle in controluce, piuttosto che ragionare a come trasmettere, come far arrivare un messaggio attraverso il linguaggio universale della fotografia. Con questo ultimo consiglio di fotografia di Olivero Toscani si conclude questo video. Adesso vado a preparare lo zaino fotografico perché partirò a breve per un tour di diverse settimane in Sicilia e spero di portarvi diversi contenuti per raccontarvi questo piccolo grande viaggio all'interno della mia regione. Quindi iscrivetevi al canale per non perdere le notifiche quando verranno pubblicati i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima.